Siamo nella cucina di Cara la Pasta, ristorante a Recanati, dove insieme alla chef Elisabetta Stella oggi impareremo a fare la garantina di cappone. Buongiorno Elisabetta. Allora, questo cappone com'è? Allora, in che senso? È morto. Si vede che è morto. Si vede, vero? Allora, il cappone possibilmente è lavato a terra, perché comunque ha bisogno di una cottura lunga e di conseguenza non può sfibrarsi appena messo a cuocere, insomma. Prima cosa è pulire il cappone. Il cappone va pulito, vanno tolte la testa, la punta delle ali e le zampe le terremo, faremo la cottura in brodo e di conseguenza tutte le ossa della carcassa del cappone verranno poi utilizzate insieme al cappone farcito e avvolto in un panno legato ben stretto e verranno messi in brodo. Quindi di conseguenza per gli ingredienti le verdure per il brodo, il cappone, le spezie che io utilizzo normalmente per il mio brodo, poi ognuno ovviamente usa quello che preferisce. Per la farcia abbiamo delle verdure a listarelle, servono per dare un po' di colore al cappone, una bella fetta di prosciutto, un buon prosciutto ma spesso per poterlo mettere sempre all'interno della farcia, del petto di pollo, del pollo, quello che avete, insomma, della carne bianca, più del manzo, un po' di maiale che può essere salsiccia o scarti, per esempio io del prosciutto ho preso la parte grassa che normalmente si elimina. Poi uova e buccia di limone, un po' di mollica, i pistacchi che vengono sgusciati, cioè si fa bollire dell'acqua, si buttano quando bolle i pistacchi, poi vengono sgusciati, puliti e messi un attimo in forno ad asciugare. Io metto dei funghi secchi, servono per dare aroma, oltre alla buccia di limone ovviamente e al sale e pepe, spezie che vogliamo inserire. All'interno metto la noce moscata grattugiata. Però si può mettere anche tartufo se volete fare un cappone più elaborato. Il cappone deve essere disossato, quindi tolte tutte le parti della carcassa interna che poi, come abbiamo detto, verranno utilizzate. Prima cosa si incide sul dorso, con un coltello ben affilato, si inizia a seguire il profilo della carcassa con la punta del coltello. Vi consiglio di fare attenzione ma anche di usare il coltello affilato, perché se no non riuscite comunque a fare un lavoro pulito, insomma, mantenendo quanto più possibile la carne attaccata alla pelle. Seguite le strutture con la punta del coltello. Le ossa non c'è bisogno di staccarle ma vanno slegate. Con la punta del coltello tagliate i nervi, ovviamente aiutandovi un po', facendo forza sui legamenti. Mi raccomando, usate prevalentemente la punta del coltello e andate a toccare le ossa, di modo che non perdete la carne. Questo perché la parte della pelle attaccata alla carne deve rimanere quanto più omogenea possibile. Cioè, il cappone deve essere intatto, la pelle non deve essere rotta. Praticamente quando la pulite la dovete rovesciare, staccando con il filo della lama del coltello, la carne deve restare attaccata quanto più possibile. Proseguiamo allo stesso modo dall'altro lato e poi per le spalle. L'inferiore le stacco dopo, per un motivo molto semplice, che è più compatto il cappone e quindi si riesce a disossare meglio quando è bello pieno.
continuo ad andare, torno dietro e rinizio come ho fatto con la parte che si deve risostare e rimane meno stabile. L'altro pezzo, andando, seguendo le ossa del dorso. Ci vuole molta manualità, Elisabetta. Ci vuole pazienza. Specie con un cappone allevato a terra che ha i termini pensati. Giustamente. Ma questa cosa se la possono far fare anche dal macellaio, che sì, dici? Sì, presumo proprio di sì, conviene. Noi la facciamo per farvi capire che comunque ci sono dei piatti che hanno bisogno, insomma, di un po' di elaborazione, di pazienza, di passione. E adesso la carcassa si apre senza fare danni al fiele. Possiamo staccare tutto il gruppo dell'interiora, cuore, fegato, stomaco, il polmone, che è l'unica cosa che viene scartata praticamente. Staccate il fiele, anche evitate assolutamente che fuoriesca, perché il fiele rende tutto molto amaro. Le altre interiora vanno lavate, poi scottate e triturate e messe nel forno. La pulizia allo stomaco non è complicata, anzi. L'unica cosa, poi lavatevi bene le mani e lavate ovviamente sempre bene, perché ci possono essere dei residui di quello che l'animale ha mangiato. Ha la forma di una specie di ostrica, di conchiglia. Viene tagliato sulla linea, facendo attenzione nell'apertura di tagliare, ma senza spaccare più di tanto quella che è la sacca che è all'interno, che contiene il mangimo. Bisogna andare con le mani, una volta arrivati qua, facilissima da togliere, si stacca facilmente. Ora ovviamente la parte dello stomaco, cioè la fascia, va eliminata. E si elimina facilmente, perché praticamente una volta tagliata lo potete fare sia dopo averlo scottato che dopo, che prima, come faccio io. Si può togliere la parte seguendo la linea dei nervi e manteniamo la parte della colpa. L'interiore le laviamo bene e poi le metteremo nel forno. Stacco la carcassa e anche il pollo. Tolgo bene i polmoni, voglio fare meglio sotto l'acqua e non si toglie. Il grasso cerco di toglierlo in buona parte, anche per quando poi vado a fare il blog, tutta quella parte di pagina che si deve far decantare e che fa poco. Allora tanto vale che ogni volta la parte lo togliamo, poi rimarrà quello vicino alla pelle. Questo qua va tenuto, ovviamente anche questo lavato, e utilizzato per il brodo. Ora sì, a questo punto finiamo. Allora, tornando alle materie prime, posso capire, ovviamente questo lavoro l'abbiamo fatto noi, ve lo facciamo vedere, chiunque di noi però può andare dal macellaio e chiedergli se gli disossa il cappone, dice come lo vuole fatto e non ci sono problemi. Però io penso che per essere realmente consapevoli, per avere un approccio cosciente con le materie prime, con la provenienza di quello che per noi diventa cibo, è importante anche fare certe operazioni o perlomeno assistere a certe operazioni almeno una volta nella vita. Perché per me è una questione di rispetto verso il cibo. Noi siamo abituati a non vedere più un pollo che cammina, ma vediamo un pollo nella plastica. Quindi il primo atto di coscienza è avvicinarsi all'origine delle nostre materie prime, proprio perché quest'atto, che può sembrare cruento, è quello che ci ha permesso di arrivare fino ad ora. E quindi è la nostra storia. Non possiamo dimenticare da dove veniamo, non dobbiamo dimenticare da dove vengono le nostre materie prime per consapevolezza, per poter scegliere meglio e per dare dignità a queste cose che, viste così, sono crude, ma ci permettono comunque di capire cosa stiamo facendo. Mangiare con coscienza, cioè sapere da dove arriva quello che mangiamo e come siamo riusciti a metterlo a tavola, proprio per dare rispetto a quello che mettiamo nella nostra tavola. Tanto ho vuotato le estremità delle ali, delle cosce, e queste le leggo, potrei riempirle, avrebbe la forma ovviamente un po' scomposta, meno gestibile. Questo mi serve per dargli una forma omogenea. Abbiamo rovesciato praticamente le ali, le cosce, le parti
devono essere in qualche modo raccolte, no, nella preparazione della galantina, non devono essere, diciamo, per dare un'omogeneità al pezzo, che deve venire praticamente una volta cotto quasi come un salume, quindi tutte le parti che fuoriescono vanno in qualche modo chiuse, la polpa viene suddivisa, la polpa delle cosce, del petto, viene suddivisa per tutta la parte della pelle, ci servirà la pelle intatta, non devo avere buchi perché i buchi purtroppo poi fanno fuoriuscire la farcia, anche se la teniamo nella tela, ci possono essere rotture e perderebbe la struttura che deve essere compatta. La galantina praticamente è un salume molto di pollo. Poi facciamo la farcia. La farcia, come vi dicevo, per la decorazione della farcia, perché la farcia deve avere dei pezzi ovviamente di bell'aspetto, grassi e magri. Allora, prosciutto, una bella fetta di prosciutto spesso da grattare. Poi io di solito tolgo una parte del grasso perché capita che i clienti non gradiscono, e questo comunque mi servirà sia per rendere più omogenea la farcia, ma anche per dare delle tonalità di colore all'interno. Poi mettiamo un po' di macinato, io metto quello di fassone, il pollo lo mettiamo intero e a pezzi, perché comunque è bello quando si taglia la galantina vedere le sfumature, e gli ingredienti lo mettiamo, e a volte se ho dei pezzi di carne di fassone posso mettere anche delle striscioline di carne. Poi, dicevo, qui ho i funghi, sono funghi disidratati, messi in ammollo e spezzati, che vanno a finire nella farcia. Queste invece sono le spezie che metto nel brodo. Ve le faccio vedere. Cannella, anice stellato, cardamomo. Facciamo così che si vedono bene. E noce moscata. La noce moscata la mettiamo anche grattugiata nel vetro. Queste sono le spezie che uso di solito nel brodo, cioè del pepe, dei chiodi di garofano che posso inserire nella cipolla, e poi posso decidere di mettere la cipolla più o meno forte. Nelle verdure mettiamo crema, carota, cipolla, questo sempre nel brodo. O scalogno, metto una patata nel brodo. Tutte queste cose vanno nell'acqua del brodo. Mettiamoci in acqua. Allora, le spezie a questo punto le metto tutte nel brodo, scotto le interiora le ho lavate, ora le scotto perché andranno nella farcia. Le interiora vanno sempre scottate quando si utilizzano in cucina, sia che facciamo una salsa, sia che facciamo un sugo, sia che facciamo un patè, prima si scottano perché vanno pulite dei grumi di sangue, dei residui che rilasciano comunque, dei liquidi residui, insomma, poi vengono utilizzate. Adesso iniziamo a preparare, dovrò usare il frullatore. Nel frullatore metto un po' di carne, il pollo, se avete un pezzo di maiale potete mettere un pezzo di maiale, la salsiccia, il grasso e il magro del prosciutto, la parte che non metto la listarella all'interno. Poi metterò il pane, un po' di parmigiano, un po' di noce moscata, sale e pepe, buccia di limone grattugiato,
pistacchi e tutto quello che va messo tagliato e al listarelle. Abbiamo macinato la carne, abbiamo mescolato anche le carni, con il grasso in più che metteremo, quindi deve essere visibile il prosciutto, cioè il maiale o salsiccia, insomma salsiccia macinato di fassona. Considerate che praticamente questo andrà a fare il brodo, per cui quando fate un brodo normale, se volete un po' di gelatina mettete anche delle ossa di mango, ovviamente per esempio la bilancia, qui la gelatina uscirà comunque fuori dovuto alle carni che si utilizzano e alla lunga cottura. Praticamente il brodo, una volta riposato a temperatura ambiente, sarà gelatina. E poi seguiamo la noce moscata, un po' di sale e pepe. Allora la noce moscata è molto usata, comunque non usate le ripieghe. Poi mettiamo i pistacchi. Ora stai tagliando l'interiore che avevi scottato. Che metterò all'interno pezzettini della faccia. Mescolo ovviamente la faccia con le mani. Inizio a mettere la faccia, poi mettiamo la carne e la alterniamo a strisce di spelli di grasso di mare. Considerate che adesso noi le facciamo con la fetta di prosciutto, ma a casa avrete un osso che sono fortunato che è ancora il prosciutto, va benissimo mettere le parti attaccate all'osso che vanno in sostanza. L'economia della cucina tradizionale, tutti gli ingredienti sono funzionali in un'altra, proprio perché non si deve sprecare. A questo punto va chiuso, vanno ritirati su i lembi, il collo che avevo diviso a metà tagliato ha un senso perché mi serve per chiudere il cappone. Cioè, considerate che un cappone che pesa intorno ai 20 kg delle ossa, avrete circa un chilo e mezzo di taglio di cappone, poi più o meno un chilo e mezzo di più o meno ovviamente dipende dalla grandezza del cappone, questo un chilo e mezzo di pepe. Usiamo del filo da cucire come si faceva una volta. Ci vuole una buona vista, eh? Sì. Iniziamo a fermare con le punte del cielo, non tirate perché è stato ancora molto distante. Serve solo per compattare il pieno. Ora questo lavoro qua si può anche non fare, però se lo facciamo per Natale, vogliamo avere una bella figura, una cosa compatta, che non si sgretola in Italia, sicuramente è funzionale. Poi prendiamo lo spago, questo serve invece per tenere compatto il tutto. Iniziamo a fare, a legarlo con un salone, ci serve per mantenerlo sempre stabile e compatto. Ovviamente più compatto è, più il risultato sarà utile. Ecco, questa tela non deve essere lavata con detersivo, no? Mai usare detersivo. Cioè, una volta venivano lavate con la cenere, il motivo c'era perché la cenere igienizzava, sterilizzava e non lasciava residui che avrebbero creato dei cambiamenti nel gusto del prodotto che andiamo a cucinare. Più lo fate compatto, migliore sarà il risultato. Ovviamente cotone alimentare, sempre materiale non sintetico. Nel brodo che abbiamo già iniziato a fare con le carcasse, le verdure, sedano, carote e cipolla e ovviamente le spezie. Il sale non lo metto perché il sale praticamente tende a portare fuori umidità dal prodotto e di conseguenza perdere il sapore. Che bella garantina! Ora la nostra garantina è pronta. Più o meno sono passate 12 ore da quando l'abbiamo messa in cottura.
Ora qui l'abbiamo già tolta dalla tela, se vedete ci sono delle gelatine che in cottura fa praticamente il brodo raffreddato. Queste sono parti che quando poi magari andiamo a mangiare, se sono stemperate, stiepidite, danno un'umidità. Allora, una volta cotta la galantina, va messa sotto pressa per almeno 3 ore, oppure fate raffreddare a temperatura ambiente a casa la galantina sotto la pressa. Per pressa si può mettere in una teglia della misura più o meno della galantina e poi sopra ci possiamo mettere la pentola piena di acqua che la stabilizza e gli fa avere una forma piuttosto compatta. Possiamo tagliarla, ovviamente, i fili andranno tolti. Questo è il risultato della nostra galantina ben pressata. Poi la potremo tagliare, ovviamente io la taglio a mano perché comunque la galantina deve essere sottilissima, poi ovviamente se uno riesce lo può fare anche più sottile, non è un problema. Ci toccherà assaggiarla adesso. Certo, adesso però prendiamo un po' d'olio, si può aggiungere il sale del condimento e la possiamo anche servire con un'insalata russa di verdure di stagione, il problema io preferisco fare così. Allora, vedete qui adesso vedete praticamente tutti gli ingredienti, i pistacchi, le fettine, le striscioline di prosciutto, le carote. Io ovviamente questa l'avevo preparata prima per avere un taglio fattibile in tempo decente, ma le varie carni, la farcia ripiena, in questo caso abbiamo dei pezzi di tartufo, potete mettere anche il tartufo, o come ho messo in questa ultima che ho fatto prima, dei funghi secchi, comunque qualcosa che dia quello che adesso è tanto di moda, il famoso umami, che nessuno ancora ha capito bene, ma è una nota praticamente di tostature, di aromi, di sottoposto, di caffè, tutto quello che è tostato lo fa umami. Ecco qua, prego. Grazie Elisabetta. Prego. Buon appetito. A voi. Oh, faccio una piccola confessione, a me la galantina non era mai piaciuta, ma questa è veramente uno spettacolo. Buon appetito!